Oggi questa intitolazione a Montesilvano del parco intitolato a Giovanni e Francesca Falcone, è giusto mantenere viva la memoria? Ma è fondamentale perché i giovani vedono in questi nostri eroi moderni, Francesca, Giovanni, Paolo e tutti gli altri ragazzi che con loro sono morti, vedono degli esempi da seguire e soprattutto vedono in loro quei valori che saranno poi essenziali per la loro vita. Una giornata importante quella di oggi in un Abruzzo che è sempre stato vicino alla famiglia Falcone. Beh, io credo che vicino a Giovanni adesso, dopo la sua morte, c'è tutto il mondo, però purtroppo la vita di Giovanni invece fu ben diversa e in quel momento pochi furono quelli che gli furono vicini. La comprensione soprattutto di un problema quale la mafia, la corruzione che crea la mafia, che è un problema che prima veniva disconosciuto e che invece adesso si capisce quale sia l'importanza e quanto gravi sulla cultura del nostro paese, sulle possibilità del nostro paese, sul domani del nostro paese. È stato fatto tanto per la lotta alla mafia, però probabilmente c'è ancora molto da fare. Abbiamo fatto tanto, le nostre istituzioni dopo la morte di Giovanni hanno capito, come diceva proprio lui, che nei confronti della mafia bisognava fare una lotta degna di uno Stato di diritto. Questo si è capito, però siamo a buon punto, ma bisogna continuare. Sindaco Maragno, questa non è una cerimonia simbolica, una cerimonia importante per ricordare un grande servitore dello Stato. Sì, l'abbiamo voluto esaltare questo messaggio disegnando e dipingendo questo tricolore su questa pista ciclabile affinché i valori della Costituzione ma anche gli sforzi di tanti martiri italiani, tra cui Giovanni Falcone che ha dedicato la propria vita per la legalità, vengano riportati a galla e possano rimanere un segno indelebile nella mente di ciascun bambino che verrà qui a vivere questo parco.